Ciao, benvenuta e benvenuto in questo nuovo video. Oggi ti voglio parlare del fattore più 2% dedicato alla comunicazione a valore aggiunto. Che cosa significa? Fino a qualche tempo fa, la mia comunicazione, il mio metodo di lavoro sulla costruzione di una comunicazione efficace verteva su un 50% dedicato alla promozione, valorizzazione di brand e corporate e 50% dedicato alla tutela e alla protezione di brand e corporate. Oggi e soprattutto conseguentemente ad una serie di eventi di mercato, ad una serie di crisi reputazionali sempre più frequenti, ormai quotidianamente assistiamo ad una crisi reputazionale, quindi la reputazione è diventato un asset fondamentale da tutelare e da preservare, soprattutto online. Questa percentuale è variata, varia nell'ambito di un 48% dedicato alla promozione e valorizzazione di un brand e corporate e quindi all'efficacia comunicativa, cosa racconto, come lo racconto, perché sto facendo tutto questo e quali sono i dati che assolutamente non posso non condividere per tutelare la mia credibilità. Oggi si aggiunge quel 52% che invece sposta un pochino l'asticella nei confronti di una maggiore tutela e maggiore protezione del brand. Quindi parliamo di questo 52% che ci porta a concentrare le nostre attività, le nostre azioni su un'analisi costante, una valutazione costante dei rischi e delle potenziali criticità che il nostro business potrebbe rischiare di affrontare e di aggiungere a questa comunicazione quotidiana, al nostro piano editoriale di cui abbiamo sempre parlato, un più 2%, che significa sono consapevole di tutti questi aspetti legati alla comunicazione, legati alle criticità, ai potenziali rischi e costruisco una comunicazione a valore aggiunto di questo più 2% che mi garantisce già di anticipare eventuali domande, eventuali criticità, eventuali potenziali obiezioni. Parlare di questo fattore 2% oggi è fondamentale. Fondamentale perché? Perché ci permette di avere una comunicazione più competitiva anche nei confronti dei nostri competitor. Come voglio raccontarmi? Cosa voglio raccontare? Ma soprattutto già lo sto facendo consapevole di quelli che potrebbero essere delle potenziali obiezioni, delle potenziali criticità e dunque vado già ad anticipare quello che potrebbe essere un eventuale rischio, ma dando già la soluzione. Questo tipo di comunicazione a valore aggiunto si basa esclusivamente su dati che sono in grado di fornire, dei dati oggettivi, dove le fonti sono sempre fonti esterne che mi permettono di garantire quello che io asserisco. E non solo sono fonti esterne, sono dei dati, sono delle informazioni complete, delle informazioni accessibili e dunque sono tutta una serie di nuovi contenuti che io vado a posizionare all'interno del web attraverso proprio la costruzione di una comunicazione che diminuisce eventuali potenziali rischi. Significa avere una maggiore consapevolezza legata a quali informazioni devono assolutamente essere presenti all'interno del web, dove le devo andare a collocare e dunque, ad esempio, in quali parti del mio sito internet le devo rendere accessibili e raggiungibili in qualsiasi momento e da qualsiasi device. E
perché diventa una strategia davvero efficace e fondamentale. Perché attraverso questo io posso dare una maggiore credibilità a tutte quelle mie informazioni che un giorno rischierebbero di avere una vulnerabilità se io appunto entrassi all'interno di una crisi reputazionale. A beneficio di tutti questi elementi, in caso di crisi reputazionale che non abbiamo potuto scongiurare, che non abbiamo potuto prevedere, perché può succedere anche questo, che cosa significa? Io ho tutta una serie di informazioni e poi tutta una serie di processi e un protocollo da seguire che anche grazie alla presenza di questi elementi, soprattutto se sono antecedenti di 6 mesi, ciò che mi colpisce e mi rende vulnerabile oggi possono rappresentare un ulteriore valore aggiunto in grado di in qualche modo mitigare la mia crisi in essere. Dunque, focalizzare la nostra attenzione su questo più 2%, un fattore più 2% di comunicazione a valore aggiunto, ci permette realmente di avere una maggiore efficacia e una maggiore competitività. Vi aspetto comunque sempre sul blog www.netlifesrl.com, dove sono presenti tutti gli approfondimenti dedicati a questa tematica di crisi reputazionale, di gestione delle crisi online e soprattutto di una comunicazione efficace, consapevole e responsabile. Ciao, a presto!